Bentrovati con una nuova puntata con Start, storia di vita, storia di imprese, il nostro modo di raccontarvi gli imprenditori della Toscana del Sud. Stasera ci ha raggiunto qua nella sede della legazione di Siena di Confindustria Toscana Sud un grandissimo imprenditore del nostro territorio. Io do allora il benvenuto a Ubaldo Corsini, presidente della Corsini Biscotti, un'azienda dalla lunghissima storia, generazioni che si sono susseguite in questa grande sfida, quella della qualità, quella dell'eccellenza, quella della ricerca legata all'arte dolciaria. Allora, Ubaldo, vedremo poi una clip che racconta con le foto che noi abbiamo raccolto grazie alla tua gentilezza, ci hai accolto nella tua bellissima sede a Castel del Piano, una storia lontana che inizia nel 1921. Sì. Babbo e mamma, babbo era ritornato da poco dalla guerra, la prima guerra mondiale, e aprono un negozio dove si vende un po' di tutto, prodotti da forno e poi naturalmente come poteva essere un negozio, un emporio a quel tempo. Un emporio con tante merci. Con tante merci dentro. Vanno avanti per molti anni. E poi tutto si evolve, anche l'attività di panificazione e di pasticceria si ingrandisce, si spostano in Corso Nasini e lì c'è il primo veramente laboratorio e il negozio Corsini, e lì siamo ormai alla fine degli anni 30. E alla fine degli anni 30 arrivo io nasco in un panificio. Nasco in un panificio, quindi da subito respiro quell'aria, da subito sento quei profumi. Naturalmente il panificio e la pasticceria ha sede in Corso Nasini, le cose vanno avanti naturalmente, la mia infanzia l'ho trascorsa lì e praticamente si arriva al momento in cui c'è una decisione, quella che io in un modo o in un altro dovrò e seguirò l'attività di panificazione. Qui ti interrompo però perché voglio condividere con te e con i nostri telespettatori, sapete che ci piace sempre mischiare il linguaggio fotografico con quello televisivo, allora noi siamo stati accolti da Ubaldo e da tutta la famiglia Corsini nella loro bellissima azienda a Castel del Piano e ci siamo messi a cercare nel loro album di famiglia. Come diceva Ubaldo, quella della Corsini è una storia che parte nel 1921, Corrado e Solidea, i suoi genitori, poi Ubaldo, adesso i suoi quattro figli, quindi una storia ininterrotta. Noi la raccontiamo così, poi la commentiamo insieme. Vediamo. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Life slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. E
sì, l'abbiamo sintetizzato così, una storia dolce. Questa è la storia della famiglia Corsini, la storia di questa grande azienda. Ripartiamo proprio dai primi momenti, il dopoguerra, i tuoi genitori che decidono di aprire questo emporio, che poi diventa un negozio. Te nasci all'interno di questo negozio, quindi il tuo destino in qualche modo era segnato. Come è stato il passaggio nel dire faccio di questo la mia professione, voglio far crescere l'azienda? Come è andata? Quindi è nato così che mi sono interessato subito alle cose che si produce nel panificio. Direi quasi che si producevano, ma si producono anche oggi. Immaginatevi un panificio che quando esce l'ultima infornata di pane, il forno è ancora caldo e c'è qualcuno che fa dei biscottini, fa delle crostate, delle ciambelline. Credo che anche oggi nei forni a conduzione familiare sia così, la storia è questa. Ebbene, io sono stato attratto da quella produzione dolciaria e ho cominciato e ho pensato di valorizzarla, di potenziarla, di farla crescere per, come dire, esportarla nel raggio naturalmente nel nostro territorio. E qui mi ha dato una mano veramente mia moglie. Mia moglie, ci siamo sposati nel 59, mia moglie è stata coinvolta anche lei in queste cose. E quindi queste prime ricette che sono di mamma Solidea, a queste prime ricette posso dirvi che anche le attuali crostate e le ciambelle che facciamo sono sempre quelle ricette lì, non si cambiano. Ebbene, io e mia moglie, appassionati da questa attività, abbiamo cominciato a inserire le novità. Quindi è da lì cominciato a produrre dolci e biscotti confezionati e portarli naturalmente nel nostro circondario. La prima città è stata Grosseto, poi c'è stata Siena e quindi piano piano l'azienda è cresciuta. Naturalmente sono poi venute fuori di lì a poco anche delle iniziative che per il tempo, per l'epoca, per quanto era anche poco conosciuto, il lievito madre. Il lievito madre è una grande prodotto della natura che si usava e da anni, da secoli, da millenni nella produzione del pane in famiglia, ma nel caso mio questo lievito è stato utilizzato per fabbricare, per impastare i panettoni, il pandoro, quindi eccetera. Quindi hai portato il lievito madre, la tradizione del lievito madre nell'industria. La conoscenza. Posso ricordare una sua battuta splendida che mi ha colpito tanto, conoscendo la prima volta Ovaldo, ho detto quanti figli hai? Dice 5, 4 figli maschi e il lievito madre. Quindi è come un figlio in casa, il lievito madre. Me l'hanno attribuito i miei figlioli, ho detto ci abbiamo un fratello in più. E il lievito madre. Il lievito madre. Quindi ecco, qui siamo naturalmente all'inizio degli anni 60, ma di lì a poco ci siamo accorti che il panificio non bastava più, era insufficiente. Sembrano molto vicini la produzione del pane a quella dei dolci, ma in realtà se aumentano le quantità si danno. Quindi nasce, l'abbiamo visto prima, nasce il primo piccolo biscottificio in via Pozzo Stella e lì si comincia veramente a fare i primi panettoni, pandoro e tutta quelle, una vasta gamma di prodotti che nel frattempo si erano aggiunti. E siamo andati avanti, quindi la partenza è stata nei primi anni 60 dal panificio. Nel 68 si realizzava, 69 si realizzava il primo piccolo biscottificio. E poi siamo stati lì ad aspettare che i figlioli crescessero e prendessero e decidessero la loro... Ti interrompo un attimo perché poi ripartiremo da qui, perché nascono 4 figli maschi che poi crescono e adesso lavorano tutti insieme a Ovaldo. Per noi un piccolo break pubblicitario, poi torniamo insieme a Ovaldo Corsini a raccontare questa bella storia, questa storia di imprenditoria italiana che porta l'eccellenza toscana in tutto il mondo. A fra poco, rimanete con noi.
Bentornati con Start, storie di vita, storie di impresa, e la storia di vita e di impresa che vi raccontiamo in questa puntata è veramente bellissima, è quella della Corsini Biscotti. Abbiamo qui il presidente con noi, Ubaldo Corsini. Abbiamo iniziato nella prima parte del programma a raccontare l'esordio di questa storia, il dopoguerra. Siamo a Castel del Piano nel 1921, due persone si sposano, Corrado e Solidea, e danno l'inizio a questa storia di dolce, a questa storia di arte dolciaria, che vede poi il figlio Ubaldo, il protagonista del cambio, del far diventare quella che è una piccola attività piano piano sempre di più un'industria, con tua moglie, e poi arrivano quattro splendidi figli, tutti e quattro maschi. Tutti e quattro maschi. E quindi l'azienda cresce e anche i figli crescono, quindi qualcuno si laurea, qualcuno si diploma, e poi viene il momento di decidere. Direi che forse era arrivata anche un po' prima della laurea, del diploma. Che cosa si fa? Ebbene, posso dire con mia grande soddisfazione che tutte e quattro decisero di rimanere nell'azienda, e da qui la necessità di un'azienda che se fosse in grado di accoglierli. Quindi fu ipotizzato proprio a quel tempo un'azienda dove ognuno avrebbe svolto un ruolo a secondo. Ecco, questo è un aspetto molto importante che ti voglio chiedere. L'abbiamo chiesto anche ad altri colleghi, perché spesso è difficile il passaggio generazionale, no? Voi invece lì avete fatto proprio uno studio, la volontà di creare dei rami che con le peculiarità del know-how di ogni figlio avrebbe fatto crescere e seguire. Diciamo che il passaggio generazionale si complica quando c'è conflittualità tra i figli, e spesso poi si allontanano, spesso ho esempi di un biscottificio che poi ne hanno fatti tre di biscottifici, perché, ebbene, io ero, ero attento a questo, quindi se prendiamo i quattro figli, abbiamo il più grande, Corrado, che dopo il diploma in ragioneria si dedica alle vendite. Il secondo, Andrea, si laurea in economia e commercio e naturalmente si occupa dell'amministrazione. Terzo, Roberto, dopo la frequentazione del liceo a Castel del Piano, si occupa della produzione. L'ultimo, Gianluca, si laurea in biologia a Siena e si occupa delle materie prime, si occupa del controllo qualità, si occupa di tutta quella parte salutistica che riguarda l'azienda. In questa maniera la conflittualità è ridotta proprio al minimo. Ai minimi, ognuno al suo settore. Ognuno al suo settore. Riunione tutti i lunedì mattina in azienda. Quindi ci si scambia le idee, le esperienze, le cose, si può discutere finché si vuole, ma siamo in cinque. E della famiglia completo, quindi c'è anche la possibilità di superare gli spigoli, se vogliamo, e soprattutto c'è una, c'è delle figure responsabili, molto responsabili, a capo di settori che sono determinanti, e non ce n'è uno che venga meno. Pensiamo alle vendite, che sono importantissime, e l'amministrazione per tutto quello, e la produzione. Io sono l'assaggiatore ufficiale, assaggio biscotti. Assaggi cose buone. Allora, avete sentito come da un piccolo negozio, da un piccolo laboratorio nel dopoguerra, nasce piano piano, passaggio per passaggio, una vera e propria industria. Industria che porta l'eccellenza dei dolci in tutto il mondo, perché voi siete ormai presenti in tantissimi paesi del mondo, Baldo. Sì, questo è vero. E c'è un momento in cui bisogna decidere che tipo di mercato conquistare. Certo. Mercati sono, c'è un mercato il top, c'è un mercato medio alto, c'è un mercato medio, c'è un mercato medio basso. Naturalmente dipende anche, credo io, proprio dalla mentalità, direi proprio dal DNA dell'imprenditore questo. La nostra scelta fu subito, senza dubbi, verso una alta qualità. E di conseguenza questo cosa ha significato? Ha significato intanto collocarsi in una fascia di mercato che, diciamo, al di sopra di una fascia media, dove l'industria la fa da padrone, eccetera. E anche una fascia, una tipologia che incuriosisce molto il mercato estero.
Il mercato estero è fatto di persone che sono, non dico innamorate, ma anche innamorate dell'Italia, della Toscana in particolare. Ricordo i tedeschi quando arrivavano con le loro grosse Mercedes e che nel negozio di Grosseto, di Castel del Piano, di Siena caricavano i loro bagagliaio di panettoni pieno di dolci, perché evidentemente c'è questo aspetto che è un insieme di quello che la Toscana in particolare, l'Italia in generale, rappresenta nel settore alimentare. Guardate che diciamo che noi italiani, io non voglio dire Corsini, ma gli italiani sono molto bravi nel fare il vino, nel fare l'olio, nelle nostre specialità che vanno da, lo sappiamo benissimo, dai formaggi a tutto quello che è il settore alimentare. E noi nel nostro piccolo mercato, perché tutto sommato la nostra non è una grande industria, non è una grande azienda, abbiamo conquistato delle posizioni veramente buone con la nostra qualità e in Europa in modo particolare e in Europa proprio in modo particolarissimo in Inghilterra, ma siamo presenti in tutto il mondo e quindi da l'Australia, il Giappone, i cantuccini in Giappone che sono molto richiesti, diciamo così. Ecco, ma su questo ti faccio una domanda personale, cioè te prima hai detto un inciso e mi ha colpito molto, dice su alcune cose noi abbiamo tenuto le ricette della mia mamma, quindi parliamo di una ragazza, di una donna del dopoguerra, solidea, che adesso vede quelle ricette in giro in tutto il mondo, dall'Australia al Giappone. Questo che moto di orgoglio ti crea, che emozione, perché credo sia qualcosa insomma di veramente bello, no? Io personalmente ritengo che ho dato molto all'azienda e alla famiglia, ma devo dire che anche l'azienda e la famiglia ha dato molto a me, mi ha veramente restituito gli sforzi e l'impegno. E poi passando il tempo, l'impegno, gli sforzi e le difficoltà un po' si allontanano dalla mente e rimane poi la realtà, quella di oggi, un'azienda che va bene nonostante questa crisi, non abbiamo licenziato nessuno, non abbiamo messo in cassa integrazione nessun dipendente, addirittura abbiamo fatto qualche assunzione, il mercato estero che tira veramente bene, continuato a crescere e quindi ci siamo inseriti in questa fascia medio-alta del mercato che è fatta di consumatori che sono alla ricerca di cose buone. Consumatore alla ricerca di cose buone, guardate, una grande attenzione, una grandissima attenzione abbiamo posto a quelle che sono le materie prime, l'aspetto salutistico delle cose. L'aspetto salutistico è il controllo continuo e costante sulle materie prime che acquistiamo e sul prodotto che poi andiamo a vendere. E quindi c'è questo coinvolgimento di tutta la famiglia e praticamente diciamo che le dimensioni non sono di una grandissima azienda industriale, ma va bene così. E diciamo che il sistema è un sistema collaudato ormai, collaudato veramente per il fatto che i compiti diciamo separati e assegnati ai quattro figlioli si sono dimostrati vincenti, nel senso che tutti svolgono quelli che sono i loro incarichi e naturalmente le cose viaggiano abbastanza bene. Allora, un'altra domanda personale, quando sono venuta a trovarti in azienda, tuo figlio mi ha detto il babbo ha l'energia come di un calciatore giovane, ha fatto un'operazione dopo un'altra e subito sempre al lavoro. Dove trovi tutta questa energia? Quanti anni hai innanzitutto, Valdo? Lo possiamo dire? Possiamo dirlo, manca poco a compiere 80 anni. Ecco, quindi, hai 80 anni diciamo, ma c'è l'energia di un ragazzo, qual è il segreto? Non esageriamo. Diciamo che è un lavoro che mi ha appassionato, mi ha preso fin dai primi giorni. Portato avanti e considerato senza ombra di voler essere tra quelli bravi, considerato che di ritorno un certo successo c'è stato,
Te e tutti quindi, i giorni sei in azienda. Sì, tutti i giorni in azienda naturalmente. Ma io credo che sia una cosa normalissima questa qui. Posso dire che la famiglia e l'azienda, lo accennavo prima, la famiglia e l'azienda sono le cose essenziali. E fra l'altro in famiglie come le nostre non si sa dove comincia l'azienda, finisce la famiglia e dove finisce è il base comunicante. Tra l'altro te sei il nonno di 10 splendidi nipoti, perché i tuoi figli ti hanno donato questi bellissimi nipoti. Questo mi dà la sicurezza di una continuità dell'azienda. Vedremo poi, liberissimi ognuno di fare quello che vuol fare, chi vorrà fare l'avvocato faccia l'avvocato, chi vorrà, ma è chiaro che la continuità dell'azienda in un certo senso è garantita, e questa è una ulteriore soddisfazione per me. E quindi il tuo primo pensiero la mattina quando ti svegli qual è? Ma, o quello più ricorrente? Più ricorrente che mi capita spesso è il settore alimentare nel suo complesso. Guardate, noi siamo il risultato di quello che mangiamo, ormai siamo tutti. Ho vissuto, dato i miei anni, anche dei periodi in cui questo non era assolutamente, anche da parte della medicina, non era assolutamente possibile, dichiarato e consigliato. E oggi che in Italia diciamo che i controlli sono veramente molto molto, più che da altre parti, più che da altre, in altre nazioni. Allora questo concetto dell'alimentare, quindi del buon vino, mi piace, perché tutto viene dalla terra, tutto viene da quello che il nostro Signore ci ha dato. Io credo che essere nel settore alimentare sia già di per sé una bella cosa. Se poi in questo reparto, in questo settore, si fa le cose come devono essere fatte, beh, quella è una bella soddisfazione. Siamo quasi in chiusura, io starei le ore a parlare con Ubaldo Corsini. Abbiamo detto il primo pensiero della mattina, se pensi a un domani, alle sfide che i tuoi figli, alcuni dei tuoi nipoti porteranno avanti, quali pensi siano le più complesse nel vostro mercato? Immagino il continuare ovviamente il progetto dell'internazionalizzazione, quello senza dubbio. Questo senz'altro. Io mi auguro che di pari passo a quello che facciamo noi e fanno tante altre aziende, tantissime altre aziende, ci sia una produzione alimentare intesa come materia prima, perché noi siamo dei trasformatori, certo. Cioè noi consumiamo la farina, non consumiamo il grano, ma la farina è il risultato di chi ha prodotto il grano. Questo discorso vale per tutto, vale per quanto riguarda il vino, l'olio, eccetera. Ecco, io mi auguro che ci sia sempre una grande attenzione a che le produzioni, a che diciamo tutto quello che viene dalla terra sia attentamente come dire, valorizzato, prodotto, valorizzato, e che non ci siano trasformazioni nocive, dannose, che poi si ripercuotono per forza nel prodotto finito. Ultimissima domanda con cui noi chiudiamo sempre i nostri interventi in TV. Per Ubaldo Corsini il futuro è? Come lo definiresti? Ma io lo vedo con una continuità del presente. Bellissimo. Ubaldo Corsini, grazie per essere stato con noi. Un abbraccio grazie ovviamente a va a tutta la famiglia Corsini, ai tuoi figli, tua moglie, ai tuoi nipoti, a tutti ovviamente lo staff delle persone che lavorano con voi e che portano ogni giorno l'arte dolciaria del nostro territorio, l'eccellenza del nostro territorio nel mondo. Io vi ricordo che potete rivedere questa puntata, così come tutte le altre, nel canale YouTube o canale Facebook di Confindustria Toscana Sud. L'appuntamento ovviamente per la prossima settimana con una nuova puntata con Start, storie di vita, storie di impresa. Grazie a tutti.